Salve, oggi facciamo la Saint-Honoré. La Saint-Honoré è quella torta famosissima, tanto buona, tanto famosa, con una base di pasta frolla e la pasta choux sopra, farcita di crema pasticcera, fatta in un modo particolare, ora poi andiamo a vedere. È un po' lunga da fare, però il risultato ne vale la pena. Per cui iniziamo con la pasta frolla. Ci vogliono 200 g di farina, un uovo, una presa di sale, 75 g di zucchero, 100 g di burro. Facciamo la pasta frolla come al solito. Setacciamo la farina. Facciamo un buchetto nel mezzo. Ci rompiamo l'uovo. Contorniamo con lo zucchero. E con i fichetti di burro. Iniziamo dal centro, prendendo l'uovo e facendolo incorporare con la farina circostante e lo zucchero. Continuiamo dall'esterno verso l'interno e incorporiamo la farina. Poi facciamo il solito con le crostate, con la pasta frolla delle crostate. Come tutte le paste frolle va lavorato meno possibile, più velocemente possibile. Ecco qua. Adesso copriamo con la pellicola e lasciamo riposare 30 minuti in frigo. Nel frattempo noi andiamo a fare la pasta choux. Per la pasta choux, per la Saint-Honoré, ci vogliono un quarto di acqua con una presa di sale, io l'ho già messa, 125 g di burro, 125 g di farina, 4 uova, la buccia grattugiata di mezzo limone, un tuorlo per spennellare che già ho messo qui. Intanto andiamo a far bollire l'acqua, mettiamo il burro e il pizzico di sale. Andiamo sui fornelli e andiamo a farla bollire. Appena bolle, abbassiamo la fiamma, la togliamo dal fuoco e tutto in un colpo buttiamo la farina. Questo perché sennò mi brucio. Mescoliamo. Bene, per ritare i lumi. Rimettiamo sul fuoco. Dobbiamo mescolare finché si formerà una patina nella pentola. Io indosso il guanto così non mi evito di bruciarmi pure. Devo tenere la pentola. Ci vuole un paio di minuti soltanto. E si stacca. Quando vedete che scivola così, e sotto c'è la patina, vuol dire che è pronta.
adesso la tiriamo fuori e la mettiamo nella ciotola. Prendiamo la ciotola e versiamo la pasta, la base. Come vedete, quando rimane la patina così vuol dire che è pronta. Le uova nella pasta choux vanno incorporate una alla volta, per cui iniziamo. Versiamo il primo uovo e incorporiamo. Mi raccomando, non aggiungete l'altro uovo se prima non avete incorporato bene il primo, che è quello che avete messo prima. A questo punto aggiungiamo la mezza scorza di limone che io avevo già grattugiato precedentemente e messo a congelare. Usiamo il resto nella freezer. Lasciamo intiepidire un po', nel frattempo noi prepariamo la frolla nella teglia. Intanto accendiamo il forno a 220 gradi. Allora, per una questione di praticità e per tirarla fuori, perché grande così 26 non ce l'ho col bordo sgangiabile, e perché la mia teglia, questa di 26, è molto rovinata, preferisco ricoprirla. Abbiamo acceso il forno a 220 gradi, ci siamo preparati la teglia con la carta forno, perché la mia è rovinata e ci vuole una teglia di 26 cm. Praticamente devo farla come il primo cerchio. Questa non ne deve avanzare, deve essere grande 26 cm, come la base, un po' di meno. Proveriamo. Cerchiamo di farla rotonda, così appena la stiriamo appena vedete che è circa il cerchio, date un'ultima stirata per appiattirla bene, dopodiché la prendete e la mettiamo sul fondo della teglia e qui la allarghiamo con le mani fino ad arrivare al bordo. Poi esistono quelle piccole, quei piccoli mattarelli che sono tipo roll, che io non ho, servono proprio a questo, a stirare la pasta sfoglia, tutta la pasta frolla dentro una teglia, in modo che diventi così. Montiamoci una sac à poche. Si fa così, si mette questa parte qui interno, si fa andare fino in fondo, ok, si mette il beccuccio, ce ne vuole uno così, abbastanza grosso, e si chiude avvitando e si stringe un po' perché la pasta asciuga abbastanza. Adesso dobbiamo prendere un po' più di metà della pasta asciuga che abbiamo preparato, che abbiamo fatto anche un po' intiepidire. E la mettiamo sulla
dentro la sacca poche. Facciamo scendere la pasta dentro la sacca. Vediamo se esce. Ok. E ne facciamo un bordo. Ci vorrebbe una... Allora, se avessi il beccuccio più grosso ne basterebbe uno. Io ho questo più... quello più grosso che avevo era questo. Facciamo anche tre. Che la dobbiamo consumare tutta. Adesso la mettiamo in forno. Allora, ripeto, io ho dovuto fare più strati perché il mio beccuccio è piccolino, ma se avete quello più grosso ne deve essere fatto uno solo strato, un solo giro con la sacca poche. Spennelliamo con l'uovo. Ok, andiamo a infornare a 220 gradi per 35 minuti. 10 minuti prima della fine della cottura la copriamo con un foglio di carta d'alluminio. A dopo! Come vedete si cotta. Mettiamo prima a romperla e la mettiamo sulla gratella a raffreddare. Eccola qua. Avendo fatto più giri viene più larga e un po' sgorbia, però se la fate con una sacca poche, facendo con una bocchetta un po' più grande, con un cornetto un po' più grande, la forma viene più carina. Io avevo la bocchetta e il cornetto piccolino, per cui mi sono dovuta accontentare. Adesso nel frattempo che aspettiamo che questa si raffredda, mettiamo da parte e facciamo le bignole. La tradizione ne vuole 8, dobbiamo farne 8 bignole di 2 cm. Ecco. Evidentemente ne rimane, per cui visto che i miei figli piacciono, facciamo un po' di più. Poi le più belle le mettiamo sulla torta. Le mettiamo in forno a cuocere per 20 minuti, sempre a 220 gradi e sempre a forno caldo. Nel frattempo che questa si raffredda, che la base si raffredda, prepariamo la crema. E le piccole bignole sono là a cuocere. Ci vogliono 3 tuorli, 3 albumi, 35 g di farina, 125 di zucchero, 250 di latte. Ah, e un cucchiaio di acqua bollente che adesso andiamo a mettere, e mezzo baccello di vaniglia. Allora, portiamo, apriamo questo. E mettiamo mezzo baccello di vaniglia nella pentola con il latte. Lo portiamo a bollore. Mescoliamo finché l'uovo, cioè lo zucchero, vediamo, e l'uovo che diventano più bianchi. Aggiungiamo la farina. Andiamo sui fornelli. Togliamo il baccello di vaniglia, versiamo poco alla volta nella crema, come facciamo la crema pasticcera nell'altro video. Rimettiamo dentro la pentola. Ecco le bignole belle pronte. Allora, un errore, io la torta l'ho tirata molto prima, devo lasciarla almeno altri 5-10 minuti nel forno. Infatti a me le bignola attorno alla pasta frolla mi si è un po' ammosciata. Tiratevi via prima, dopo, state attenti alla cottura. Facciamo addensare la crema.
Appena inizia a sobbollire è pronta. Infatti, se vedete la differenza tra il vignolo e questa, beh, questa si è afflosciata, doveva cuocere 5 minuti in più e io invece l'ho tolta qui. Comunque, facciamo raffreddare un po'. Profumo di vaniglia. Abbiamo raffreddato la crema, adesso prepariamo gli albumi che abbiamo lasciato e il sale. Gli albumi devono essere montati a neve ben ferma e vanno aggiunti alla crema poca alla volta e mescolata delicatamente. Avendo giunta almeno metà, la possiamo passare nella ciotola con gli albumi per continuare a unire il resto. Abbiamo aggiunto, adesso passiamo la carta raffreddata nel suo piatto da portata. Vi versiamo dentro la crema . Livelliamo bene, mettiamo la sua carta che io ho usato prima, oppure togliete un pezzo di carta, lo mettiamo sopra, mettiamo 30 minuti in frigo. Nel frattempo andiamo a fare lo sciroppo per le vignole. Occorrono 250 g di acqua, 35 g di zucchero. Andiamo a mettere su fuoco, prendiamo una spatolina. Continuiamo a mescolare, deve cuocere per almeno 10 minuti, si deve formare uno sciroppo. A dopo. Portiamo la pentola sul tavolo, quella con lo sciroppo, e ci giriamo con due stecchini i bignè che abbiamo preparato. E ci adagiamo gli 8 bignè più belli che ci sono venuti. Questi ce li mangiamo. E voilà, la Saint-Honoré. Buon appetito. Alla prossima.